Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin, che saluto e spero come al solito di rivedere il prima possibile. Quindi un abbraccio Dario anche a te e buon anno. Il film di cui vuole che parli è un film che vidi al cinema, un cult dei miei tempi, nonostante qualche difetto continua a essere secondo me ganzissimo. Il film è Leviathan. Questo Leviathan 1989, Richard Crenna, il grande Paul Weller, Peter Weller, Paul Weller è quello dei Gem, mi sono sbagliato, comunque è uguale. È un film che in realtà era girato nel periodo di Davis, la creatura degli abissi, la cosa degli abissi, quando il mostro sott'acqua funzionava. La storia è questa: in la Trioceanic c'ha questa base che tira fuori sott'acqua, a migliaia di metri di sott'acqua, questi minerali. Un giorno, mentre stanno facendo un'escursione perché trovano una cosa strana, trovano questo sottomarino russo abbattuto. Entrano dentro il sottomarino e si rendono conto che sono tutti morti. Cosa succede? Uno di questi però ruba la vodka dalla roba che hanno trovato dentro la nave una volta rientrati dentro la base e iniziano a bere questa vodka. Peccato che in questa vodka ci sia in realtà questo essere che viene dalle profondità del mare, che in realtà è un parassita che riesce a trasformare qualsiasi essere col quale viene a contatto in una specie di uomo pesce deflagrante. Ok, da lì quindi il mostrone che inizia a deflagrare tutti e al di sotto dentro la base spaziale. Questa è la trama. Allora, il film è ganzo, il mostro è chiaramente, non c'era il digitale, il mostro analogico ben fatto. Weller recita benissimo, come tutto il resto del cast, anche Richard Crenna, che appunto era il colonnello Trautmann, se la cava molto bene qui a fare lo scienziato. Il film ha un bel ritmo, ha una buona fotografia, il montaggio è quello giusto, un certo tipo di cinema che è andato sempre più a scomparire. Certo, il finale con lui tipo pallacanestro è un po' inguardabile, ma per il resto però è tutto ben fatto, i modellini, sembra di stare davvero sott'acqua, i personaggi sono stilizzati con la giusta dose di interesse, ecco, non sono buttati lì. Insomma, un film visto Leviathan che, nonostante, come ho detto, alcuni difetti, le scopiazzature da Alien, dalla cosa appunto e da tutti i film di questo tipo, però riusciva ad avere quel minimo di originalità e quella semplicità all'interno, insomma, della morte di tutti in questa base, che veniva fuori anche perché era violento, era cattivo, era crudele. Un film in quel senso molto riuscito. Ripeto, secondo me il finale è abbastanza bruttarello, ma per il resto è un film con un ottimo ritmo, con un bel montaggio, con una fotografia che funziona, con una bella pellicola, con un bel cinemascope, con quegli azzurri fortissimi, quei blu che colpiscono, e con un gruppo di attori che comunque riesce a recitare decorosamente una sceneggiatura tutto sommato interessante, semplice e non così banale. Quindi, che dire di più, Darione? Per me questo Leviathan è un cult della mia adolescenza. Ho avuto la VHS, l'ho visto 5.000 volte, l'ho visto al cinema un paio di volte, anche perché, come ripeto sempre io, se c'è il mare e c'è un mostrone io mi diverto, anche se il film fa ca. In questo caso comunque il film non fa ca. Qui sotto metto il link se c'è il DVD o il Blu-ray in italiano. Mi piace, scrivetevi tutto quello che fate, dovete fare su Patreon, insomma, e godetevi, se non l'avete visto, questo Leviathan, che è comunque un piccolo cult dei fine anni 80.